Come fermare la fame nervosa? Il mio metodo STOP per bloccare la fame nervosa in 4 passi. Ciao, benvenuta nel canale ABC Mindful. Io sono Nadia, sono psicologa, esperta di mindfulness, trainer di mindful eating e, come mi piace definirmi, promotrice del benessere e della felicità. La mia missione è aiutare le persone a trasformare la propria vita migliorando la relazione con il cibo, con il proprio corpo e con se stesse. Se desideri migliorare il tuo rapporto con il cibo, allora sei nel posto giusto e ti invito a iscriverti al canale cliccando sulla campanella che trovi qui sotto. Se sei stanca di essere ossessionata dal cibo e desideri riprendere il controllo sul tuo comportamento alimentare, allora ti invito a scaricare la guida che ho preparato apposta per te. La guida I 6 passi per mangiare mindful che puoi scaricare direttamente e gratuitamente attraverso il link che trovi nella descrizione qui sotto al video. Attraverso alcune domande e indicazioni di mindful eating ti aiuterà a portare maggiore consapevolezza nel tuo rapporto con il cibo e a riprendere quel controllo che desideri. Ho tanto lavoro da fare e la scadenza per finire quel progetto è ormai agli sgoccioli. Questo pensiero mi attraversa la mente come una rivelazione. Mamma mia, non ce la farò mai a finire. Inizio a sentirmi in ansia e l'ansia in poco tempo diventa via via sempre più forte. Non riesco a tollerare questa ansia che sto provando. Nella mia mente compare solo una parola: cioccolata. Devo mangiare un po' di quella cioccolata che sta in cucina. Ecco che la fame nervosa è venuta a trovarci. Puoi cambiare la situazione, può essere un esame che si avvicina, può essere il litigio con il tuo compagno, può essere quello scontro con tuo figlio, può essere un no ricevuto, un fallimento. Puoi anche cambiare l'emozione che stai provando, può essere oltre all'ansia, tristezza, delusione, rabbia, ma si tratta sempre di fame attivata da un'emozione e quindi dell'utilizzo di cibo per gestire le emozioni che stiamo provando. Si tratta perciò di fame non del corpo, ma di fame emotiva o di quella che viene comunemente chiamata fame nervosa. Quando siamo in situazioni come questa, l'unica cosa che vogliamo sapere è come combattere la fame nervosa, come bloccare la fame nervosa per evitare di trovarci a mangiare di tutto e di più. Vediamo quindi 4 passi tratti dalla pratica del mindful eating che io ho voluto racchiudere nel metodo STOP fame nervosa. La parola STOP è formata dalle iniziali delle 4 azioni che rappresentano i 4 passi del metodo. Il primo passo, e quindi la S della parola STOP, è siediti. Fame nervosa vuol dire ricerca immediata di cibo. Sappiamo che è una risposta all'emozione che ci porta ad agire in modo veloce e automatico. Il primo passo fondamentale per gestire la fame nervosa è quello di mettere una pausa tra lo stimolo e la risposta, quindi da quando compare il desiderio di cibo a quando effettivamente mangiamo. Il modo migliore per mettere una pausa è sedersi. Sedersi per fermarsi, sedersi per non andare verso la dispensa della cucina, verso il frigorifero, verso la borsa dove sono contenuti i cioccolatini o lo snack che abbiamo voglia di mangiare. Fermarsi per dare la possibilità alle aree della nostra corteccia cerebrale di entrare in funzione, di elaborare, di valutare la situazione e decidere che cosa fare. Il secondo passo è: tieni la tua attenzione sul respiro. Quando si attiva la fame nervosa, tutto il nostro pensiero è sul cibo, tutta la nostra attenzione è sul cibo. Quello che dobbiamo fare quindi è quello di spostare la nostra attenzione dal cibo a qualcosa che ci permetta di calmare la nostra mente, di calmare quello stato d'ansia che si è creato, l'ansia di avere il cibo. La mente non è in grado di pensare due cose contemporaneamente.
Quindi, ponendo la nostra attenzione e osservando il respiro, siamo in grado di distogliere il pensiero dal cibo e a calmare la mente. Quando ci sentiamo più calme e percepiamo una riduzione dell'ansia, allora possiamo passare allo step successivo e quindi al terzo passo. Terzo passo, osservare. Osservare cosa ti sta spingendo verso il cibo. Può darsi che tu non sappia se ciò che ti sta spingendo verso il cibo sia davvero fame nervosa. È per questo che è importante capire se si tratta davvero di questo o se invece si tratta di un bisogno del tuo corpo e quindi di una fame fisiologica e cellulare. Osservare come è sorto il desiderio di cibo. Quanto tempo è passato dall'ultima volta che abbiamo mangiato? Sono solo alcune delle cose da osservare per riuscire a distinguere tra i due tipi di fame. Ti rimando quindi a vedere il video dove spiego come distinguere la fame nervosa dalla fame cellulare in 5 step. Lo trovi nel canale e ti lascio come sempre il link nella descrizione per potervi accedere direttamente. Oltre ad osservare ciò che ti sta spingendo verso il cibo, è importante anche osservare quale stato emotivo sto vivendo in questo momento. Chiediti, sto provando un'emozione in questo momento? E se sì, quale emozione? All'inizio può non essere facile riconoscere le emozioni, soprattutto quelle più sottili, quelle meno dirompenti, come la noia. Pensi di non provare particolari emozioni, che ti stai semplicemente rilassando davanti alla televisione, facendo zapping tra un canale e l'altro. Ma in realtà ti stai annoiando e stai utilizzando il tuo tempo in attività non significative per te. Più ti eserciti a chiederti che emozione stai provando e quindi più ti eserciti a riconoscere quell'emozione e più ti sarà facile farlo. Si tratta soltanto di allenamento. È importante anche osservare quali sono i bisogni del nostro corpo e quindi chiediti: il mio corpo ha bisogno di cibo in questo momento? Riconoscere i bisogni del nostro corpo e l'emozione che stiamo provando è fondamentale per passare al passo successivo, e quindi il quarto e ultimo passo, e cioè prendi una decisione consapevole. Se il tuo corpo non ha bisogno di cibo e se ciò che ti sta spingendo verso il cibo è un'emozione, allora scegli qualcosa che risponda al tuo reale bisogno. Prima dicevo che è importante riconoscere quale emozione stiamo provando, perché solo riconoscendo quello possiamo poi scegliere qualcosa che sia attinente, qualcosa che risponda a quello che è il vero bisogno che abbiamo in quel momento. Ad esempio, se sei annoiata, invece di mangiare, prova a fare qualcosa che ti piaccia. Ascoltare musica, leggere qualche pagina di un libro, andare a fare un giro in bicicletta. Se sei triste o ti senti sola, invece di mangiare, puoi ad esempio fare una telefonata ad un familiare, ad un'amica, per sfogarti, per fare una chiacchierata. Oppure puoi uscire a fare una passeggiata. È dimostrato ormai da molte ricerche che migliora l'umore. Se sei in ansia, invece di mangiare, puoi dedicarti 10-15 minuti alla meditazione. O a fare una passeggiata in mezzo alla natura, due cose che sono state dimostrate essere estremamente efficaci per ridurre gli stati ansiosi. Se invece decidi che è il cibo ciò di cui hai bisogno, allora mangia in modo mindful. Prendi una piccola porzione del cibo che hai deciso di mangiare, siediti. E mangia prestando attenzione a tutto ciò che percepisci con i tuoi sensi: colori, consistenza, profumi, suoni, sapori. Se vuoi sapere di più su come mangiare in modo mindful, allora ti invito a scaricare la guida I 6 passi per mangiare mindful. Trovi nella descrizione qui sotto il link per poter scaricare la guida gratuita. Ti suggerisco inoltre di guardare il video Mindful Eating, come iniziare a praticare.
Lo trovi sempre nel canale, ma se vuoi accedervi direttamente, ti lascio come sempre il link nella descrizione qui sotto. Prova ora a mettere in pratica i 4 passi per gestire la fame nervosa. Ti basterà ricordare la parola stop per farti tornare in mente le 4 azioni che dovrai compiere e nella sequenza giusta. Spero che questo video ti sia stato utile, ti sia piaciuto. Fammelo sapere con un mi piace qui sotto al video. Prova a mettere in pratica il metodo stop e fammi sapere come va. Per ora ci fermiamo qui. Ti aspetto sempre qui nel canale ABC Mindful con altri video.